glass box around her and she'll break the glass. If you try to cage her in, she'll light the match. Well, she's like an animal, it's in her blood. Amici di Caccia 5 Live, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti al Pala Rosselli di Aprilia, dove i padroni di casa della United sfideranno il Real Terracina nella 21esima giornata del girone B di Serie C1. Cannata, Galieti, prova lui, pallone respinto, ancora Galieti e grande parata di Minchella. Per Galati, profondità per Cannata che mette il turbo, in mezzo per Pacchiarotti, Minchella, la porta è vuota ma Cannata non riesce ad approfittarne. In avanti per De Cicco, ancora Galieti, prova il sinistro, pallone che resta lì, De Cicco si gira, termina a terra, arriva il fischio del direttore di gara, calcio di rigore per l'Aprilia. Il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Galieti, il destro di Galieti, il gol dell'Aprilia, 1-0, si sblocca il match qui al Pala Rosselli. Allarga sulla sinistra, Saito vuole l'uno contro uno con Galati, il doppio passo, se ne va Saito! Un gol capolavoro di Saito, la perla del giapponese per l'1-1 del Terracina al quarto minuto del secondo tempo. In the wake of dawn I see you shine. When I feel that heartbeat, I fly so much higher, fly. 15:34 alla fine del match. La finta di Culi, parte Olleia! È un gol stupendo! Il capolavoro del numero 4, 2-1 Real Terracina, la ribalta il numero 4. Cannata, le finte del numero 7 che trova De Cicco, De Cicco si gira, fa la conclusione, il gol di Armenia, 2-2 all'ottavo del secondo tempo.
Pallone per Armenia, De Cicco sul secondo palo e nella posizione giusta, e fa 3-2 al quindicesimo del secondo tempo. Con questa rimessa laterale, palla in mezzo e arriva il pareggio di Del Duca. Ottima palla inattiva del Terracina, che trova il 3-3 al sedicesimo del secondo tempo. In the wake of dawn, I see... 31 secondi al termine del match, la vuole vincere l'Aprilia. Serpietri manda in campo Tetti come portiere di movimento, si gioca il tutto per tutto. L'allenatore di casa che vuole i tre punti dopo la sconfitta contro le Cositi e per preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro il Real San Giuseppe. 31 secondi dunque alla sirena, rimessa laterale con Cannatà che va da Tetti. Tocca il primo pallone, lo fa malissimo, attenzione a Cera, la porta è vuota, Cera! Clamoroso al Palarosselli, errore monumentale di Tetti e il gol di Cera che fa 4-3 a 24 secondi dal termine. Secondi al termine, Cera lascia scorrere il pallone, poi lo controlla, fa passare secondi, arriva la sirena, il Real Terracina espugna il capo della United Aprilia con il punteggio di 4-3. Si sapeva che non sarebbe stato facile come all'andata quando finì 7-1, però da qui a uscire sconfitti forse non se l'aspettava nessuno. Come ho detto già in precedenza, diciamo che noi ultimamente stiamo un po' pagando un po' di infortuni, però non è una scusante. La partita era in pareggio fino a 30 secondi dalla fine. Ho cercato, quindi io mi prendo tutte le responsabilità, sono stato io, forse ho peccato di presunzione, però sinceramente volevo vincere la partita, quindi mi sono giocato una palla inattiva col portiere in movimento. Abbiamo sbagliato e abbiamo sbagliato una calciata, probabilmente non so spiegato male io quello che volevo. Abbiamo preso gol, ma comunque nessun dramma, succede, loro sono stati bravi, sono stati in partita sin dall'inizio e pazienza, adesso testa a martedì. Matteo, vincere qui non è assolutamente facile, serviva una grande prestazione, voi siete riusciti a metterla in campo e a portare a casa una vittoria importantissima. Sì, avevo detto ai ragazzi di dare il massimo perché veniamo da una settimana un po' difficile. Io ho avuto l'influenza, Frenetti sta male, deve stare fermo 10 giorni, Pecchia è stato male anche lui, ci sono dei infortunati, diciamo che decimati. Non era facile, già non è facile se siamo al completo, figuriamoci in queste condizioni, però chi sta giocando di meno sta migliorando e quindi di conseguenza oggi si sono visti i frutti del lavoro che stiamo svolgendo durante la settimana dal 21 di agosto.